Ciao ragazzi e come sempre ben ritrovati su Running for Universe. Prima di iniziare a parlare di questo nuovo potenziale mondo, c'è una piccola cosa che devo dirvi giusto per essere sulla stessa lunghezza d'onda. Non c'è alcuna scoperta fatta, ok? Voglio essere molto chiaro, non abbiamo appena scoperto un nuovo pianeta nel sistema solare. È un'ipotesi che è molto solida, è molto interessante, ma non è una scoperta. Ah! Come devo dirlo, ho visto titoli di ogni genere sulla stampa e francamente sembra più che altro che siamo sul punto di battezzare questo posto e partire con una bandiera. Ma no, siamo più che altro sul punto di grattarci la barba con interesse e dire sì, questo sembra interessante e prendere il telescopio e portarli fuori a osservare. Capitemi bene, non è che non sono entusiasta di questa cosa, perché da due giorni, da quando ho saputo della ricerca, anch'io non faccio che immaginare come potrebbe essere, che ci fa lì, e mi piace pensare che potrebbe esistere, ma è solo un'ipotesi. Non avete neanche idea di quante ipotesi del genere si sono susseguite negli anni e si sono finora dimostrate false. Questa è diversa, sembra molto più solida, ma non abbiamo ancora una verifica. Quindi calma, fate un bel respiro, non strappatevi le vesti di dosso ancora, tenetevi le mutande più che altro, ma vediamo insieme cosa c'è di interessante e perché questa volta è diverso rispetto al passato. Tornando invece più felici e sorridenti, parliamo anche dei termini che useremo, perché ci sono un po' di tecnicismi, ma non vi preoccupate perché sono facili da capire. Il primo è unità astronomica. Quando parliamo di distanze così grandi, i chilometri diventano un po' difficili da usare, quindi per semplificare le cose parliamo di un'unità astronomica come la distanza Terra e Sole e corrisponde a 150 milioni di chilometri. Quindi per darvi un'idea, Plutone, che abbiamo appena visitato nel punto più vicino al Sole, arriva a 29,7 unità astronomiche, che sono circa 4,5 miliardi di chilometri, ma vedrete come parleremo in questo caso anche di oggetti a centinaia o migliaia di unità astronomiche. Poi parleremo di aferio e perielio. Anche questo sembra complicato, ma in realtà, se pensate alle orbite, non sono dei cerchi perfetti. A un certo punto il pianeta è più vicino al proprio stella e quello lo chiamiamo perielio. Poi quando è molto più lontano, nel punto più lontano, lo chiamiamo afelio. Tutto qui. Parlando invece della storia di questa ipotesi fantastica, di questo mondo misterioso, iniziamo il nostro percorso dal 2003, quando fu annunciato da due ricercatori di nome Mike Brown e Chad Trujillo che è stato scoperto un nuovo mondo nel sistema solare. Ed è tanta roba, all'epoca non era solo un'ipotesi, era proprio un oggetto scoperto con tanto di foto. Ed ha sconvolto tutti perché, uno, nessuno aveva mai scoperto un nuovo oggetto fuori dall'orbita di Plutone dai tempi di Plutone stesso, dal 1930, quindi wow! E poi un'altra cosa importante è che la sua orbita era completamente folle. Già quella di Plutone non quadrava molto con la formazione dei pianeti perché è tutta inclinata e strana ed entra in quella di Nettuno, ma questo è wow! Sedna è tuttora l'oggetto che arriva molto più lontano di qualsiasi altro che conosciamo. Nel punto più vicino al Sole arriva a 76 unità astronomiche, che è il doppio di quanto arriva Plutone, per esempio. Invece il punto più lontano arriva a 939 unità astronomiche. È stato molto molto difficile trovare delle ipotesi su come è finito questo mondo là fuori. C'erano diverse, per esempio che alcuni pianeti l'hanno spinto là fuori ma non si spiegava come è rimasto stabile. Altre ipotesi dicevano che era un oggetto che il Sole ha rubato dalla nube di Oort di un'altra stella. Il problema è che anche se con il tempo abbiamo scoperto altri oggetti della cintura di Kuiper, Sedna continuava a rimanere qualcosa di inspiegabilmente diverso e strano. Dal 2005 in poi abbiamo trovato altri oggetti, anche se non strani come Sedna, molto affascinanti. Mike Brown e Chad Trujillo colpiscono di nuovo nel 2005 quando annunciano la scoperta di quello che oggi conosciamo come Eris. All'epoca pensavano fosse un po' più grande di Plutone, ora sappiamo che più o meno sono grandi uguale, ma quello che sconvolse tutti è che Eris era un oggetto che non era un asteroide, non era un frammento là fuori, un detrito, era proprio un pianeta. Quindi significava che il sistema solare doveva avere un sacco di altri pianeti. Dopo Eris furono scoperti altri come Makemake, Orcus, e sembrava che ce ne fossero potenzialmente a centinaia, come tuttora sembra. Così nel 2006 ci fu quella grande riunione di astronomi in cui si decise, ok, parliamone, cos'è davvero un pianeta? E fu fatta la definizione famosa per cui Eris, Makemake, Plutone continuano ad essere pianeti ma un tipo diverso, cioè pianeti nani. E si scoprì quella che oggi conosciamo come cintura di Kuiper, che è una vasta zona con un sacco di questi oggetti.
Ma, come dicevo, rimane l'enigma di Sedna, che era completamente diverso anche in questo caso. Nel frattempo abbiamo mandato anche missioni verso questi mondi per la prima volta. Dawn è partita nel 2007 verso Cerere, che è il più vicino dei pianeti nani, e New Horizons, come sapete, è arrivata l'anno scorso per transitare vicino a Plutone, dandoci il primo sguardo vero di un pianeta nano. Però, cos'è successo dopo? Diversi astronomi hanno continuato a chiedersi che cavolo ci fa Sedna lì, e la svolta è arrivata quando nel 2014 fu confermata un'osservazione del 2 anni prima del 2012 riguardo ad un oggetto chiamato VP113. E questo è veramente diverso perché aveva un'orbita che somigliava molto a quello di Sedna. Nel punto più vicino, VP113 arriva a 80 unità astronomiche, più o meno come Sedna. Nel punto più lontano, invece, arriva a 441 unità astronomiche, anche se c'è un po' di margine di errore, quindi ancora siamo su più o meno 12 unità astronomiche riguardo al punto più lontano. Ora, cosa significa tutto questo? Avevo fatto un intero episodio in cui andavo in dettaglio riguardo alla scoperta di VP113 all'epoca, ve lo lascio sotto perché lì parlavo anche in generale della geografia del sistema solare e di cosa poteva significare, e una delle cose che dicevo era che questo poteva essere un indizio riguardo a un altro pianeta nel sistema solare, e questo per via di Nettuno e i Plutoidi. Nettuno, con la sua gravità, diversi di questi oggetti che sono nella cintura di Kuiper le ha arrangiate e li tiene in delle orbite grazie a un effetto di risonanza, e tutta quella famiglia la chiamiamo Plutoidi perché è capitanata da Plutone, che è il più grande. Ed è interessante perché Nettuno, tra l'altro, si è anche rubato uno di questi oggetti, che è il suo più grande satellite chiamato Tritone. Quelle orbite di Plutone e compagni non sono stabili in quel modo senza la gravità di Nettuno, non a lunghissimo termine perlomeno. Quindi è interessante perché Sedna e VP113 potrebbero essere finite in quell'orbita per via di qualcosa che le ha spinte lì e le mantiene lì. Ok, molto affascinante, però è semplicemente un campione di due, è un po' poco. E come dicevo all'epoca, ci sono anche altre ipotesi, poteva essere un po' di tutto, poteva semplicemente essere una coincidenza. Così, due pesi massimi dell'astronomia in questo caso sono scesi nel campo e sono Mike Brown, colui che aveva scoperto appunto Sedna, Eris e un monte di altri mondi, ed è diventato famoso per aver ucciso Plutone quando ha scoperto Eris, e ucciso Plutone nel senso di averlo portato da un pianeta vero e proprio a pianeta nano, e l'altro è Konstantin Batygin, che probabilmente nessuno ha mai sentito nominare tra di voi, ma è un ragazzo di appena 29 anni che è già diventato famoso per aver creato, lui è un programmatore, un modello incredibilmente figo riguardo a una simulazione a lungo termine di cosa faranno i pianeti nel sistema solare. Sembrava che i pianeti nel sistema solare fossero più o meno stabili ormai, ma se guardiamo a lungo termine ci sono ancora delle instabilità. Per esempio, grazie alle sue simulazioni abbiamo scoperto che Mercurio ha una possibilità di entrare in risonanza con Giove e partire per la tangente, colpendo Venere, mandando Venere fuori dal sistema solare, mandando Venere verso la Terra, verso una collisione. Wow! E quindi quello gli ha fatto guadagnare una certa reputazione. Nel tempo ha creato altri modelli e uno di questi li ha usati insieme a Mike Brown per capire quante probabilità c'erano che VP113 e Sedna finissero in queste orbite e restassero stabili così. Un'altra cosa a cui ha contribuito invece Mike Brown è stata la selezione di altri oggetti simili. Ne conosciamo tantissimi, ma pochi di questi corrispondono ai requisiti giusti. Ne ha scelti alcuni, e in totale, inclusi questi due, ne abbiamo 6 attualmente, che sono questi qui. In blu vedete il punto più vicino a cui arrivano, e sotto c'è il loro afelio, cioè punto più lontano, con un certo margine di errore ancora. Quello che è interessante è che questi 6 oggetti insieme hanno un perielio più o meno nella stessa zona, cioè anche se sono molto inclinati come orbite, le orbite somigliano, e hanno calcolato con un modello qual è la possibilità che questa cosa sia successa per caso, e il caso è molto basso, di 0,007%. È piuttosto basso, quindi sembra ormai certo, ma non è così facile. Se vi ricordate la caccia al bosone di Higgs, questo significava un sigma 3.8, mentre per essere certi serve un altro paio di zeri lì, dobbiamo avere una certezza di 9.9999% per essere al sigma 5, per essere certi che probabilisticamente
esiste un pianeta che li mantiene in quel caso. E in questo caso è un po' più difficile perché potrebbero esserci altre soluzioni per mantenere gli oggetti lì ed è più difficile escludere tutti gli altri. Però in questo caso nel loro modello non solo questo è la probabilità più alta, ma queste orbite non sono stabili a lungo da sole. Un'altra cosa molto interessante è che sappiamo anche dove dovrebbe essere questo pianeta, perché grazie alle orbite di questi mondi sappiamo che quando questi sono vicino al loro perielio, cioè al punto più vicino al sole, questo oggetto, il pianeta misterioso, dovrebbe essere il punto più lontano dal sole. Così almeno non interferisce con i mondi qui vicino. Quindi ora in questo momento noi abbiamo scoperto questi oggetti perché sono vicini al loro perielio, perché se no col cavolo che riuscivamo a vedere degli oggetti così piccoli e pallidi così lontano quanto il loro afelio. Per cui non è una coincidenza, noi li abbiamo trovati ora che sono relativamente vicini e in questo momento questo oggetto dovrebbe essere quasi nel punto più lontano. Parliamo invece di questo oggetto, che loro hanno chiamato Planet 9 in tributo al famoso film di fantascienza che molti di voi conosceranno, chiamato Planet 9 from Outer Space. L'hanno chiamato Planet 9 from Outer Space. Io per semplicità l'ho chiamato Nina, perché invece di 9 suona un po' più bello, più facile. Nina dovrebbe avere un raggio, se esiste, tra 2 e 4 volte quello della Terra e una massa tra 5 e 15 volte quella della Terra. Probabilmente più intorno alle 10 masse terrestri, dipende molto da come crei questo modello. Non c'è una sola soluzione per la stabilità di questi oggetti e per questo siamo ancora incerti alle possibili dimensioni caratteristiche di Nina. Quindi, per darvi un'idea, Nettuno ha 17 masse terrestri, questo probabilmente intorno a 10. Un'altra cosa è che la sua orbita varia intorno a 2-300 unità astronomiche nel punto più vicino e 600 o 1200 nel punto più lontano. 1200 sono 180 miliardi di chilometri, quindi molto, molto, molto lontano. Poi in un futuro episodio parleremo anche se questa cosa è ancora nel Sistema Solare o no. Non è così facile come sembra. Dovrebbe compiere un'orbita ogni circa 15.000 anni. Ora, la cosa interessante riguardo a quest'orbita è che per adesso potrebbe essere la spiegazione del perché non l'abbiamo già visto. Il che ci porta al capire come è finito lì e come facciamo a trovarlo. Prima domanda, che ci fa un oggetto del genere qui? E qui diventa interessante anche la caccia ad altri pianeti. Prima di tutto, quando abbiamo visto altri pianeti intorno ad altre stelle, i famosi esopianeti, l'oggetto più comune in assoluto che abbiamo trovato è una superterra, cioè una via di mezzo tra i pianeti rocciosi come la Terra e i pianeti giganti gassosi ghiacciati come Urano e Nettuno. E nel Sistema Solare non c'è niente di questo tipo. Secondo i calcoli, invece, secondo le simulazioni che facciamo riguardo alla formazione dei pianeti, doveva nascere un oggetto del genere. E allora dov'è? È qui che diventa interessante, perché se tutti i modelli dicono che dovrebbe esserci un pianeta del genere, questa potrebbe essere la spiegazione di dove è finito. Ma è ancora interessante come è finito qui, perché inizialmente noi avevamo creato un modello del Sistema Solare basato sulle posizioni attuali dei pianeti e pensavamo che si sono formate dove sono ora. Poi, trovando altri sistemi planetari in giro per la galassia, abbiamo visto giganti gassosi come Giove più vicini alla loro stella di Mercurio. Ed è lì che è diventato interessante, perché abbiamo sviluppato la migrazione planetaria. In pratica, quando i pianeti si formano, all'interno del sistema c'è ancora molto gas e polvere, e questo crea un effetto di attrito. Questo attrito può diminuire la loro orbita, facendoli avvicinare alla propria stella. E quindi i pianeti migrano. Nella migrazione interagiscono gravitazionalmente, quindi si spintonano da tutte le parti. Nelle simulazioni che facciamo ci sono molti pianeti che poi finiscono fuori dal Sistema Solare. Molti di questi sono di dimensioni piccole, ma alcuni spesso capita che siano grandi come giganti gassosi. C'è un'altra cosa, anzi due. Se guardiamo a come è fatto il Sistema Solare, c'è una pausa molto grande tra Saturno e Urano. Ci sono Giove, Saturno, poi una lunga pausa e poi Urano e Nettuno. Anche quello è strano. Non solo, ma Urano è tutto piegato sul lato. E anche quello è strano e non è possibile che ci sia stata una collisione, perché se è una collisione che spinge il pianeta, in quel caso le lune avrebbero mantenuto la stessa orbita che avevano prima. Invece le lune si sono spostate insieme al pianeta. Quindi non è una collisione. Cos'è che ha spinto Urano in questo modo?
Quindi ci sono stati nell'arco del tempo diversi indizi riguardo alla possibilità di altri giganti gassosi o superterre che si sono formati nel sistema solare e poi sono finite fuori a giro per la galassia. Anche questo doveva lasciare il sistema solare, ma secondo i due, Mike Brown e Constantine Buttigieg, quello che è successo è che il sistema solare era ancora molto giovane, circa 3 o 6 milioni di anni, e quindi era ancora circondato da un sacco di gas. Quando stava lasciando il sistema solare, il gas, sempre per l'effetto di attrito, ha rallentato abbastanza l'orbita da fermarlo più o meno nell'orbita in cui lo vediamo ora. In realtà inizialmente doveva passare molto più vicino al Sole e poi si è stabilizzato in quest'orbita più lontano. Qui era pieno di oggetti di tutti i tipi nella centrale di Kuiper e potrebbe aver rubato alcuni e averli spinto in queste orbite che vediamo oggi. Se esiste, come facciamo a trovarlo? È molto, molto, molto difficile. Molto più di qualsiasi altro pianeta a cui abbiamo dato la caccia fino adesso. Per prima cosa, se questo pianeta esiste, dobbiamo escludere il fatto che sia un problema con i nostri campioni. Per esempio, ne abbiamo solo 6, che sì, sono meglio di 2, ma sono comunque solo 6. Quindi, attualmente, può tranquillamente essere che noi abbiamo trovato questi perché erano i più facili, mentre sono distribuiti uniformemente da tutte le parti. Cosa significa? Che questi sono dall'altra parte della Via Lattea, quindi sono più facili da trovare perché lo sfondo è nero. Sono poche stelle, invece dall'altra parte è pieno di stelle ed è difficile vedere un puntino molto pallido, molto lontano, che si sposta appena se ha la Via Lattea di mezzo. E indovinate dove si trova tra l'altro Nina in questo momento? Proprio in mezzo alla Via Lattea, quindi auguri. Però tornando ai nostri pianeti, se nel tempo, ora, nei prossimi decenni osserveremo altri oggetti di questi tipi e li vedremo sparsi ovunque e non c'è questo agglomerarsi intorno a uno stesso perielio, nella stessa zona, e in quel caso diventa, non c'è così tanto bisogno di un pianeta. Non significa per forza che non ci sono altri pianeti di questo tipo, o magari anche più piccoli, magari qualcosa tipo Mercurio o qualcosa tipo Marte o la Terra. Questo è parecchio grande. Non significa che non c'è, solo che non c'è più bisogno, quindi cade proprio la base di quello che rende così solida questa ipotesi in particolare. Per dargli la caccia, prima cosa abbiamo avuto bisogno di una verifica dei dati, giusto per essere sicuri che i calcoli fatti, le simulazioni fatte sono giuste per adesso, per la nostra comprensione attuale, e quindi è già passata una revisione, è andata bene. La revisione è stata passata tra le mani di Alessandro Morbidelli, che è anch'esso un peso massimo dell'astronomia e lavora all'osservatorio di Nizza in Francia. E lui ha ricalcolato i dati in maniera indipendente ed è venuto fuori che funziona tutto in effetti, i dati sono giusti. L'altra cosa che ci serve, come dicevo, è trovare altri pianeti del genere. Anche se magari è più difficile trovarli nella Via Lattea, sarà importante trovarli anche lì dove ci sono per capire meglio dove andare a cercare Nina. Perché più campione abbiamo, più riusciamo a capire che massa deve avere e in che orbita deve esserci per mantenere questi oggetti stabili. Osservarlo direttamente è importante ed è sicuramente una delle cose che faremo di più, però ricordatevi che stiamo osservando in mezzo alla Via Lattea, quindi è come cercare un ago in un pagliaio, ma peggio, perché anche i nostri più potenti telescopi come Hubble, in questo caso sarebbe difficile usarli perché hanno un campo molto ristretto di vista. È come cercare un ago in un pagliaio usando una cannuccia per guardare. Quindi servirà molta pazienza. Ci sono degli esperimenti grandi in arrivo di cui parliamo nei prossimi episodi e data la vastità di questo argomento, da qui alla prossima settimana approfondirò tutto quanto con altri episodi e vi parlerò anche di pianeta X e della ricerca di pianeti nuovi e di tutti gli altri, le altre ipotesi passate, perché questa non è mica la prima volta che parliamo di un simile pianeta, quindi Nibiru e tutte quelle leggende, ne parleremo in maniera più approfondita. E riguardo a questo pianeta in generale, la caccia di nuovi pianeti nel sistema solare, ci sarà un'intera live a cui vi invito giovedì prossimo, e sotto vi lascio il link, in descrizione lo trovate, e non mancate, potete farmi tutte le domande in quel caso. Ora, vi lascio con un ultimo pensiero. Questo oggetto, gli stiamo già dando la caccia in vari modi, la NASA ha già annunciato che è imbarcata in questo, cercherà di usare i suoi telescopi, riguarderemo anche nei dati WISE ottenuti finora, ma il pensiero con cui voglio lasciarvi è: cosa significa? Cioè, trovare un altro grande, grosso pianeta nel sistema solare, che effetto vi fa? Perché tutti ci siamo detti gasati, emozionati riguardo alla scoperta di un nuovo pianeta, ma
Perché? Cioè, pensateci, perché questa cosa secondo me è profonda, perché dice qualcosa di molto importante riguardo a come siamo fatti come umani e troppo poco spesso riflettiamo davvero su cosa significa la gioia che scatena in noi l'ipotesi di questo tipo, di scoperte di questo tipo. Quindi con questo pensiero io vi lascio e continuate a essere meravigliosi perché lo siete un sacco. Vi abbraccio tanto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!